giura. Non è possibile. Ma ci sono i ladri in casa. Abbi pazienza, devo chiudere. Gatti, dai, ci sentiamo. Dai. Ti mando un messaggio. Sì, ciao. Baci. Ma che succede? Stavo parlando con la gattara. Gatti, la chiami gatti? La gattara gatti? Scusa, siamo amiche. Ma scusa, mi sembra esagerato, gatti. Siediti che dobbiamo fare merenda, cioè, ti ho preparato. Un giorno di questi torno a casa e ti trovo con il naso rifatto o qualche altra cosa. Ma che dici? Il parafanghi. Ti ho fatto il tuo tramezzino preferito. E il tè anche. Con i carciofini e il tonno abbacchiato. E il tonno abbacchiato. È la mia suoneria, Anna, è Cicco che canta. Lo so, aspetta. Siamo brutti. Un attimo, torno subito. Oh, basta. Pronto, chi è? Cosa c'è? Perché piangi? Pronto. Sono tristissimo, aiutami. Oh, beh, io chiudo, mi chiamano persone che piangono. Cioè, non è che io ho tempo. Da chiudere. Cosa c'è? Devi venire ad aiutarmi. A casa mi tua? Mi sono cacciato in un guaiaccio. Arrivo, sei a casa tua per caso? No, sono sopra la gru, quella del cantiere. Sai che mi sa che ti vedo piccolo là in fondo? Sì. E ti vedo anch'io, aiutami. Fai salutino con la mano. Ciao. Sì, sei te. Ti prendo un fucile per spararti, così no, ti butto giù. No, aiutami, vieni a portarmi giù. Senti, ma perché sei là sopra? Cosa ci sei? Dai, è una lunga storia, vieni qui. Vabbè, io ho tempo, cioè sto qua. Aspetta, che chiamo Anna. Aspetta, sì. Anna, vieni fuori, my boy. Che succede? Cosa my c'è? Girl. My boy. My girl, mi sono confuso. Che vieni. C'è? Cecico, smettila di gnignare la porta. Vieni qua. Sta cosa non si chiude mai bene, mamma mia. Che succede? C'è Cecico che è rimasto intrappolato lassù sulla torre, ora dalla gru. Ci racconta. Che è successo, Fiend? Allora, questa città è molto bella. È piena di cose. Sì, ma manca sì. Una cosa importantissima. Le gru. No. Gli uccelli. Giusto, perché gli lui faceva. Uccelli. Ti ricordi? Era il bird watching. Era il bird watcher. Ho fatto una pagina internet. Gli amanti degli uccelli. Di Cicco. Adesso si sono disiscritti tutti. Perché... Porca, perché non hai più foto di uccelli esatto. Da postare. Non ce ne sono neanche uno, tipo. E quindi... Ma dai, ma ci sarà un parchetto, qualcosa. Vado nel sono, parchetto, no? Trovo gli uccellini. Ma senti, ma come mai sei salito là sopra? Ma perché gli uccelli più graldi, proprio di quelli. Sì. Balenali. Tipo. Volano alti? Volano altissimi, quasi nello spazio. Qua non c'è nulla. Aspetta. Allora, le storie del quartiere sono il nostro soccorso. Adesso vengo là sopra e ti insegno come spiccare il volo. Sì. Posso fare le foto allora? Ma io non posso mica venire, oh. Ma no. Come mi arrampico lassù? Allora, Anna, stai tranquilla. Cicco, sei pronto? Arrivo, eh. Sì, come fai? È alto a manetta. Aspetta, allora ti devi teoria... arrampicare un po'. No, attento, non è che voglio già diventare vedova. Tranquilla, Anna, sono Spider-Man, mi chiamavano così. Sì, per le mie gatti, doti. Ti metto in diretta, questa la devi vedere assolutamente. Wow, ho visto una visuale vicinissima del tuo pube. Infatti sì, assolutamente. Cioè, mi sono trovato catapultato all'altezza del tuo pube. Tiro. No, dai, no, non c'è niente. Quasi lo rifarei, fa vedere un po'. Vabbè, però si vede una bellissima panoramica. Non ci sono gli uccelli. Ti porto in un posto, c'è un parco bellissimo, pieno di uccelli. Poi c'è il molo, sai, al molo ci sono tutti i gabbiani, i cormorani. Non ci credo. Basta, andiamoci subito. Aspetta, allora, no, prima però, di tutto. No, io volevo con questa vista una bella foto di un uccello. Ascolta, se vuoi mi calo i pantaloni, però non ce l'ho adesso, ok? Come vuoi te. Poi se puoi volare un po' e te la faccio un po' da te. Dai, un uccello WCF così, un uccello libro. Sì, ma non credo che la gente ci casca, cioè non ma ho neanche il becco. Ma ci faccio fotomontaggi serissimi. Sei bravo a fare i fotomontaggi? Ma la roba è incredibile, allungo gli uccelli. Vabbè, davvero? Sì. Oh, c'ho un amico che gli interessa sicuro. Si chiama Piace. Piace, sì. Fammelo conoscere che fa ma alla fine per ah non schiaffeggiarti le mani così che cade il telefono, buttiamo giù tutto qua. Ok, vai, io sono pronto, va bene, però mi devi fotomontare che devo avere la coda come quella del pavone, tutta con le piume colorate, capito? Guarda, faccio anche il becco da dragone, se no, vuoi. No, pure. T'ho chiesto solo la coda, la sì, coda sì, va sì, bene. Ci sto, vai. Ok, allora guarda, ti faccio vedere come si fa a essere un uccello vero e proprio. Ok, magari faccio pure un video, ok, vai. Sì, allora mi metto le storie del quartiere sulla schiena, che sono in tutte le librerie. Lo sai, le abbiamo già comprate. Certo, ce l'ho pure io. Se le compri sei un vero figo. Ok, guarda, eh. Ok. Fai la foto. Ce l'ho. Ok, sto inquadrato. Fanne tempo. Un'altra, fai c'è un volta, servizio. C'è una volta. Ok, guarda un po', così. Ragazzi, si sta l'uccello. Oh, ragazzi, ho avvistato un uccello. Sono in live. Ok, vai. Mamma mia, assurdo. Faccio il verso. Oh, sì. Ragazzi, siete sentito? Mamma mia, il verso di un uccello rarissimo, mamma mia. Questo scoop lo vedo tutte le testate degli uccelli al mondo. Sto baciando qualcuno, forse. Mamma mia, perfetto. Mamma mia, guarda, sta sputando fuoco. Assurdo. Aspetta. Sta scorreggiando fiamme. Ho sbagliato. No. Taglio qua. Beh, ecco qua. Cicco, però non è andata bene così, no. Mi sono fatto male. No, Anna, tranquilla.
solo un poco ferito. Aia, le caviglie. Tranquilla. No, no, sto bene. Oh, volevo sputtare fuoco per Chico e mi sono distratto, sono caduto, bocca per terra. Sì. No, no, tranquilla, va tutto benissimo adesso. Aspetta che lo vado a prendere, eh. Aspetta un po'. Il pube, eccolo. Visto, immancabile. È uscito benissimo, ho tagliato l'ultima parte. Quando sono caduto, volevo sputare fuoco, però era figo, ma ho perso le ali. Era fighissimo, perché non l'hai fatto, dai? Ci ho provato, sono vabbè, pure morto. È uscito bene lo stesso. Allora, sei pronto, adesso devi farlo anche te. Ce l'hai le tue storie del mistero? Certo che ce l'ho, prendi il mio telefonino, vai. Sì. No, no, ma imbecille, ma non ti voglio riprendere. Ma quanto fai schifo? Ma un altro uccello. Ma scendiamo, no, ma scusa. Giustamente, quello è vero, andiamo. Dai, scendiamo, oh, plana un po', che sennò si muore qua, è pericolosissimo. È difficile, io lo so planare con le storie del quartiere, aiutami. Dai, vai, bravo, bravo. Okay. Ci sono, ecco. Deployati, perfetto, fortissimo. molto bravo, eccellente. Passata sacrifici mistica? No. Lui vuole vedere altri uccelli. Devo fare il video quando monta tutto. Vabbè, Chico, ascolta, fai una cosa, mi sono rotto le balle, non è che io posso starti sempre dietro. Fai così, vai a casa tua, ti monti questo video, lo metti sulla tua pagina di guardamento uccelli. Andiamo anche te, Anna, facciamo una passeggiata. Anche perché sennò mi sa mosciano i sandwich. Ah, sì, semplice. Pensavo agli uccelli. Vabbè, ascoltami, Anna. Per fortuna io ho un'idea che ci riguarda, perché la nostra vita di coppia ancora manca qualcosa, capito? Anche tu lo senti che c'è Ma se ci siamo appena sposati. Sì, lo so, dici? Però non senti che c'è una cosa che manca nella nostra vita di coppia adesso? Un'altra stanza. Te lo volevo dire. Tu hai il tuo studio, no. Io non ce l'ho, sì, mi sento stretta. Non è quello. Però c'è una cosa che ci manca, una cosa preziosa che ci vuole nella vita di ogni famiglia, che insomma può un desiderarla. Cagnolino. No. Sì, lo vorrei tantissimo. Anche. Lo vorrei femminuccia, lo vorrei chiamare cara. Sì, ma non è quello. Un'altra cosa ancora più magica. Poi vedi, c'è anche una tanto casa spazio. Vacanze. Ma che una casa vacanze. Non ho più soldi. No. Un figlio, allora, Anna, la figlia. Una figlia, la mia piccola. Una figlia ci serve. Naturale. Non mi sembra tanto d'accordo, ma forse ho capito male. Anna? Dove sta? Anna? Oh. Sì? Che era quella reazione strana? Allora, non era uno scherzo? No. Non era una barzelletta? Ma che barzelletta? Oh, scema! Una bimbina ci vuole qui, Ma sei matto? Ma io già c'ho te come bimbino. No, io sono un bambino grande. Mi sbucci il cetriolo dopo, perché... Sì, dammi qua, dammi. Comunque... Te lo devo fare di nuovo a stellino, saltalo a pesciolino. No, allora, non prendere per il sedere. Lo voglio a forma di pianeti, ok? Ah, giusto, hai ragione, scusa. Comunque... Ceno. Ok. Comunque... poi mi frulli un poco di cetriolo, che quello lo bevo, però... Va bene, però sì. Stavolta ci vuole carotina. Sì, comunque okay. Anche... Te metto una stellina vicino al bicchiere. Sì? Vabbè, dai. Però voglio un figlio, perché mi sento maturo e abbastanza grande da avere un figlio. Poi dopo maturo, sì. Mangia il tuo semice che no. Si moscia. E dai. Poi dopo guardo. Te l'ho fatto SpongeBob. Molto nabacchiato. Che buono. Non me ne frega niente, perché sono un bimbo grande. Che palle. Allora, sai cosa voglio? Voglio adesso il bambino. Quindi ti spiego. Adesso vado. Vuoi un amichetto? No, non ti passa, Chico? Adesso spacco qualcosa se non mi dai retta, eh. Mi sto irritando. Adesso io vado, chiamo la cicogna e facciamo un figlio. Che? Sì. Ma che dici? Funziona così, vai a cagare. Oh. Ma che cavolo? Niki, ho detto. Ma cagare, guarda qua, che bisogna sempre avere tutte le difficoltà del mondo. E come si fa a chiamare un uccello per portare i bambini? Cioè, io so che funziona così, però... Non è che mi intendo. Chico è esperto di uccelli, ma sta facendo lì il suo bird watching. La sua pagina, poverina. Era pure morta. Provo a fare un richiamo. Cos'era? Un uccello ha cagato. Sarà... c'è un uccello che caga là sopra. E sicuramente va bene quello lì. È perfetto. Lo richiamo per farlo scendere. Uecci, uecci, uecci. Uecci, uecci, porca uecci, picci. Picci, uecci, picci. Uecci, che palle sto uccello. Oh, questo è un piccolo di uccello. Se gli ammazzo figlio, forse si gira le balle e scende. Aha, aia. Bene, si è arrabbiato. Calmo. Allora, uccello. Tu sei forse uno di quegli uccelli che fanno i bambini? Beh, mi sembra di sì. Ha fatto un sacco di figli qui in giro. Allora senti, uccello, ti devo portare dalla mia consorte per fare un figlio, perché voglio gioia nella mia vita. No. Vabbè, se ti do un cetriolo? No. Il panino al tonno, c'è anche il pollo, però va bene lo stesso, no? Se ne sta andando. Ti ammazzo. Ok.
Allora ti do il panino al pollo, poi ti do un cetriolo e poi puoi guardare insieme a me le storie del mistero mentre covi mio figlio. Perfetto. Storie del quartiere volevo. Anche quelle del mistero, le guardi tutte e due, ti fai una cultura, va bene? È alla grande. Vieni con me, ti porto da Anna, eh. Oh, la voglio bella la figlia, eh. È intelligente anche, deve essere una persona seria, poi deve crescere bene, capito? Sana sarebbe anche bello e poi vorrei magari forte, di robusta costituzione. Ma con chi costituzione. Parli? Con chi parli? Che c'è? Allora, sì. Mi sta bene che hai voluto adottare un pollo, no, piuttosto, no, ho voluto che un figlio. Un po'. Andiamo, lo chiamerò super sfornatore di bambini. Oh, ma che sono tutti questi polli qua? Ma che succede? Vieni, vieni, uccello. Guarda, uccello, questa qui sarà la camera per mia figlia. Io l'ho già costruita, guarda è bella, Ho già pensato anche il nome. Adesso tu, uccello, ma ti spiego. Ma che è qua, oh? È la camera dei ma figli. Ma che succede? L'uccello sta a fare i nostri figli. Funziona è un così. Pollo. Sì, è un uccello, è una cicogna in realtà. Però va bene lo stesso. Non c'era il modello cicogna, quindi è un pollo. Pollogno. Però va bene. Adesso lui, vedi cosa sta facendo lì così? Sta facendo l'uovo. L'uovo, vedi? Ma. Mi sa che. Ecco. Cos'è sta roba? L'ha fatto, vedi? Quello lì è l'uovo di nostra figlia. Cioè, nostro figlia, sei un po' in confusione. Sì, perché ho visto che era rosa. Cioè, a me andava bene anche maschio, però sembrerebbe femmina perché è rosa. Quindi, vedi? È femmina. Sei contenta, Anna? Io sono molto confusa. Non è che lì dentro ci esce un drago. No, un no, serpente. No. Esce figlia. Però devi fare anche tu la tua parte, eh. Cioè, non è che puoi. Che lo fai io? Devi covarlo tu. Mi sa che te dovresti tornare a scuola. Primo. No, cioè, però... forse tu devi andare a scuola. Cioè, finora ci ho avuto ragione io. Il pollo effettivamente ha fatto l'uovo. Grazie, se ne può levare dalle balle. Oh, se passa davanti a casa di Cico mi sa che vuole fare. È maleducato, eh. È un caffone delle balle. Ma veramente. Senti, mettiti sull'uovo tu, Riesci... Ma che scherzi? Ti puoi sedere sopra, che magari covi meglio. Aspetta, o sdraiarti, fai quello che ti pare, sei in piedi. Ci provo, un attimo. Fammi capire, perché non so come approcciare. Aspetta. Devi sederti, cioè devi tenerlo caldo, Anna. Ma che sei, stupida? No, aspetta. È che è sensibile, capito? Aspetta, così. Ce la fai a covare sto uovo delle balle o no? Sei in piedi? Aia! No, così. Niente, no, non farlo mai più. Vabbè, vai a cagare, ho capito io che non sai fare niente. Oh, covalo con amore, sennò viene fuori un rospo. Ma mettetece te, scusa, ma l'hai voluto adesso? Ma non so fare, va a fan bagno. Ma guarda, devo mettermi a covare le uova io. Ma non so fare, c'ho il sedere grande. Se mi metto a covare l'uovo lo schiaccio probabilmente. Dove starà il mio amico, il mio friend migliorissimo di sempre? Cico! Ciao! Dove sei? Hai visto? Dove sei? Hai visto l'uccello quello là che fa le uova, vero? No! Come no? Il mio sito competitor ha fatto una foto a un uccello cicogna. Non l'ho mai visto in tutta la mia vita. No, e non gliel'hai fatta te la foto all'uccello cicogna? Ma dov'era? È passato qua, era venuto a casa mia. Aspetta che ammazzo quelli di... E tu non io gli ho detto di passare davanti a casa tua e lui sarà passato pure, sto aspettando un bambino. Ma perché non mi hai chiamato subito? Hai capito, è importante. Con la tua azione, assurdo. Grazie. Adesso Anna lo sta covando, perché tu sai come posso funziona. Posso fargli la foto all'uovo? No, è un momento privato, mi dispiace. Mi dispiace allora. Lo so, cioè, ti avrei detto di sì, ma non si può fare, cioè, c'è Anna che lo cova, è un momento intimo. Però io non voglio guardare, tranquillo. Anna sta facendo dei versi per covarlo bene, credo. Sentiamo, funziona, è vero? Credo che siano questi, non so. Non so se è Anna, ma che ne so io, guarda, non so più niente ormai. Magari ci date il figlio? No, non credo. Ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo, cioè è una cosa. Lo so, io l'ho studiato quei cicogni. Sì, anche io. Molto. Vuoi venire che stavo andando alla scuola prima, volevo vedere se erano aperte. Ti nascosto? No, ci hanno invitato, però volevo sapere se potevamo. Ma non dirlo agli altri. Lo so, infatti vedi chi c'è sta lì davanti, paga e piadina. No, è incredibile. Quelli vogliono andare, vogliono iscriversi, ma non hanno capito niente. Ma paga, guarda che vetrata imponente, che alberi, che palo, guarda quel palo enorme che ci sarà. Mamma dentro. Sembrano quando tipo vai fuori dai negozi della Apple e ci sono tutti quelli che vorrebbero ma non possono, capito? È vero, e vogliono pure rubarli, capito? Quindi sì, la sì, loro, sì, loro sono anche poco onesti. Avviciniamo con calma però, perché non devono sapere che noi siamo invitati. Guarda, eh, che moto qua, due ruote, ti rendi conto, una moto con due ruote, che in questa è rubata sicuramente, incredibile. Ci sta pure la cassetta della posta rossa, oh mio Dio! Buongiorno, ciao. Buongiorno. Come la butta, friends? Sono il giorno più bello della mia
vita, guarda dove siamo, guarda dove sì, siamo. Sì, ma non puoi entrare, cioè se entri ti fucilano, non puoi entrare. Paga, tu che cosa ci fai qua? Non puoi entrare. Bisogna fare il test di ammissione per entrare. Ma sapete che sono aperte le iscrizioni per caso, mica? Secondo me sì, tra qualche settimana, credo. Allora è perfetto, cioè siamo proprio in tempo. Beh, sarebbe molto bello, però non so che non accettano tutti, cioè accettano forza, solo. Ci devono accettare. No, a te poi, ma chi siete? Cosa hai rubato? Io non lo vedi questo, io sono un esperto in questa materia. Ma di con plastica, il piede tipo di porco, di plastica, ma sei un dilettante. Cioè, qua devi, per entrare qui all'Accademia dei Ladri, tu devi aver rubato qualcosa di rarissimo. Ok, cioè, vuoi che ti faccio vedere cosa ho rubato? Facci io vedere cosa hai rubato te. Vieni, per favore, seguimi a casa. Andiamo. Ma è lontanissimo. Oh, paga, tu rimani qua, aspetta. Va bene, vedo se qualcuno chiede informazioni al massimo. Sì, sì, così ti fai qualche amico anche, no? Sì, sì, soglia proprio. Sì, naturale. Oh, andiamo. Amico Pierino. Lion, ciò che ti sto per far vedere è top secret. Davvero? Allora Cico non può venire però. Aspetta, non può venire. Ci devi aspettare fuori Cico dalla casa di Piadina, mi dispiace. Ok, però poi dimmelo, cioè certo, sapere. No, non posso, è top secret, ha detto Piadina. Ok, non voglio neanche saperlo allora. Non puoi saperlo, no, che non puoi saperlo. Dove è troppo vicino, fallo allontanare. Stai qui. Qua in strada, qua in strada. Perfetto, andiamo Piadina, okay, andiamo. Mi raccomando, non devi toccare niente, adesso mi arrabbio. Io sono una persona di cui ti puoi fidare ciecamente, non toccherei niente in casa tua senza il tuo certo, permesso. Certo, ma pure la casa aperta, non è che mi sono entrati ladri. Forse. Ok, dove dobbiamo di andare? Qua, di qua, di qua, di qua. Ma giusto! La stanza che l'altra volta mi hai fatto vedere bene. Perché sì, sì, per cioè aprirla c'è un modo solo. Il sistema sì di sicurezza, devi metterti il cappello da mago e fai sim 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 salarim. Wow, speciale questa cosa. Sei bravo, oh, non pensavo. Ti ringrazio. Posso entrare? Prego, prego, prego. Grazie. Porca miseria, beh, non è male, eh. Blocchi d'oro, di diamante. Una bamba. Questa l'hai rubata a piace. Sì, sì, puoi dirlo. Se lo scopre mi ammazzo, non glielo dire. E poi un anello, bello questo, interessante. Qua? Oh, guarda, che ricchezza. Guarda, guarda dentro, guarda dentro, quanta roba. Un pisello secco. Posso rubare? Cioè, no, il pisello secco no. Tutto sì, ma il pisello secco non lo rubare, per favore. No, volevo chiederti, perché, allora, praticamente io una volta, no, tanto tempo fa, ero un rapper, lo sai che ero un rapper io? Davvero? Fammi sentire un pezzo. Sono un po' arrugginito. Ti faccio la base, se vuoi. Ti faccio la base. Sì, per favore, vai. Pa-pam, pam, pa-pam, pam. Questo è Rocky Balboa, aspetta. Okay, no, no, te la faccio, okay, te la faccio, te la faccio. Sei una piadina, ti piace mangiare la mucchina, ma ti fa male perché è mortale. Per fortuna che tua mamma non ci tiene tanto al tuo legame. Ti è piaciuto? Che cos'è? No, non mi è piaciuto. Però è piaciuto. Buona, sai, un po' arrugginito, ma posso riprendere. Comunque ti dicevo, quando ero rapper, avevo una pistola d'oro proprio come questa che hai tu. Non me la puntare. No, però, no, per no, non te la sto puntando. E ti chiedevo se, cioè, cosa vuoi per darmela questa? Un posto nella scuola dell'Accademia Super Magica dei Ladri. Lo sai, se dipendesse da me io ti farei entrare. Ma cioè, cosa posso fare? Io posso... Metti una buona parola, te hai costruito tutto il quartiere. Ma non c'entra niente, non è che mi fanno entrare solo per quello, certo. Mi fanno entrare perché io ho fatto un furto colossale. Ma questo tu non dovresti saperlo perché io chiaramente... Io non so niente riguardo. Infatti, non puoi sapere niente riguardo. Facciamo così. In via del tutto eccezionale, visto anche la ricchezza delle cose che hai rubato qua dentro, facciamo così, metterò una buona parola per te in cambio della pistola. Wahoo, yahoo. Però questa è mia, tua, tua, tutta tua. Va bene, grazie, sei gentilissimo. Bravissimo, che speciale questo posto, comunque, bravo. Ok, allora io vado a parlarne col mio amico e No, di questa cosa non devi parlarne con nessuno. No, è top secret. No. Però devo flexarmi la pistola d'oro. Cico! Chi è? Ma che è la suoneria per Anna questa? Pronto, pronto. Lion, c'ho fame, mi porti un gelato? Stai covando. Voglio una pizza. Hai delle voglie da mamma? Una pizza, voglio il succo alla pesca. Poi voglio il... No, il sushi non posso. Ok, voglio due pizze, tre gelati. Ok. Una torta sacher. Ok. Succo alla frutta, pera, pesca e mela. Va bene, ci penso io, Anna. Ho annotato tutto, a tra poco. E anche gli gnocchi. Va bene. Anna vuole la pasta col tonno. Poi la portiamo. È buona. Guarda dietro di te cosa c'è lì. Guarda un po'. Wow. Uccelli di tutte le rarità, da esotico questo. Ma sai, guarda che cosa c'ho io. Aspetta un po'. Aspetta. Guarda l'uccello, guarda l'uccello. No, sbagliato, ma sbagliato. Di fuoco, no. Ecco, questo era. No. Beh, ma che bella questa pistolazza. Cosa ti ricorda? Ce l'avevi già questa. Sì. Cosa ti ricorda? Dimmi un po'. Quando? Il periodo d'oro, quando eravamo ricchissimi. Quando eravamo dei rappers e quando il mondo era la nostra ostrica e rubavamo, diventavamo criminali, potevamo fare tutto. Noi passi proprio della zona. Eravamo veramente fenomenali, cavolo. Che tempi, quanto mi mancano. Vorrei ritornare ad essere ricco e malavitoso. Una
possiamo volta. Fare qualche rappato ogni tanto così. Sì, a casa ma non... tua, no? Cioè, se non sei nella malavita, secondo me, che rap vuoi fare? Cioè, di cosa parli? Della mamma che ti ma ha portato le mutande? Siamo a livello superiore della malavita. No, siamo l'organizzazione suprema ormai. No, Chico. No, ma basta, vedi perché non ci sono più. Non è colpa mia, non c'entro niente io. Ma secondo me questo posto era pieno di uccelli prima di te. Forse è possibile questa cosa, effettivamente. Senti, non è più tempo di dire cazzate, ok? Io voglio tornare alla, nel crimine. E questa scuola è il mio passepartout per rientrare nel mondo della malavita di questa nuova città, ok? E voglio sì, diventare ricco. Ma non c'è niente per entrarci, tipo l'attrezzatura, libri, piedi porchi. Il qualcosa. Problema è un altro, no? I piedi porchi basta che tagliamo quelli di Alex. L'hai capita, perché è un maialetto. simpatico questa. Ma dov'è Alex a proposito? Non lo so, sarà a mangiare la Nutella perché è triste. Però io ho un'idea. Se noi entriamo noi perché a noi ci fanno entrare. Poi al necessario ci pensiamo. Mi impegno qualcosa, tipo il revolver d'oro con lacrime. No, quello non puoi. Lo cioè, io l'ho già fatto una volta. Però dobbiamo far entrare anche gli altri. Piace, piadina. Paga. Ho un piano per fargli entrare. Qual è il tuo piano? Allora, in una scuola di ladri, no? Sì. Deve insinuarsi. Quindi se si insinuassero, dimostrerebbero anche che lo sanno fare, no? Quindi sarebbe una prova. Tecnicamente è vero. Potrebbe funzionare. Però non ci riusciranno mai, è quello il problema. Andiamo a casa di Piace. Lui è quello che è meno capace di fare tutte queste cose. Quindi guardalo. So già cosa sta facendo. Mi ha detto tipo che sei iscritto a un club. Aspettami. Piace? Oh, Lion, buongiorno. Eri al telefono, ti sentivo parlottare. No, stavo guardando un po' qua gli alberi, tutto verde. Bella la natura. Sì, molto. Ma senti, mi hanno detto che ti sei iscritto a un club. Qualcosa. Sì, è bellissimo questo club. Entriamo dentro? Sì, sì, vieni, entra. Deve essere top secret questa cosa. Me ne parli un pochino, vai, magari. Allora, sì. L'ho trovato così per caso mentre che stavo facendo un giro per il quartiere. Sì. Sono entrato, è pieno di gnomi e goblin. Porca miseria. E ti sei iscritto? Certo, me l'ho preso subito. Ma che tipo di attività fanno in questo club? Scusa. Allora, ci sono tante scommesse, si gioca un po', però è successa una cosa brutta. Purtroppo c'è stata una rissa. Tra pure. Due goblin. Tra due, e che cosa è successo? Chi ha vinto? Cioè, cosa? Niente, non è vinto nessuno perché era caduto un pezzo d'oro a terra. E si sono picchiati. Esatto, bravo. E tu perché ci sei andato? Cioè Piace, che delusione sei. Cioè, ho visto l'insegna. Ma non me ne frega niente, hai visto l'insegna. Noi dobbiamo fare i ladri, Piace, ladri, mannaggia, chi so io. Ah, ti prego. Dobbiamo diventare ladri. Non puoi andare a fare lo gnomo. Cosa vuoi rubare? L'elisir? Ti devi staccare da questo elisir. È buono. Ma basta. Quanti anni sono che bevi elisir? È un paio, 5, 10, 20. No, basta. Ok? Per te la vita ha un destino migliore. Adesso, prima cosa domani mattina, insieme andiamo al club degli gnomi. Dove sta? In città, nella parte dei grattacieli? Sì, in città, qua vicino. Ecco, andiamo lì e io vi ammazzo tutti, va bene? No, ti prego. No, sì, perché non puoi fare. Ho sette amicizie. E io li ammazzo. Più sono tuoi amici, più li faccio soffrire. Ok? Va bene. Oh, guarda te. E poi diventerai un criminale. È un'altra cosa. Quando non hai niente da fare, vai davanti anche tu con piadina e paga. Vai davanti alla scuola di ladri e fai pena, ok? Guardi le cose. Dove si trova la scuola? È qui di fronte, questa grande di mattoni, la vedi lì fronte? Ah, ok, la vedo, va bene. Vai all'entrata e piangi pietà. Adesso a casa e non andare più. Ciao. Mannaggia gli gnomi, guarda.